proposito a ringraziare il dirigente scolastico perché ci ha dato questa grande opportunità di vivere uno forse dei momenti più belli della cultura mesorachese. E il mio augurio, mi rivolgo agli insegnanti, è che il contenuto di quello che diremo stasera venga portato al più presto nelle aule della nostra scuola di Mesoraca. Eh beh, è il caso, ecco, che parliamo un po' del libro. L'autore è Francesco Spinelli, parlando sempre della storia locale. Ecco. Sì, è un libro che ripercorre la storia di un comune vicino a Mesoraca, dalle origini, intorno agli inizi del XVIII secolo, fino al 1870, anno in cui 505 cittadini di Petronà ricevono in enfiteusi perpetua un terreno chiamato appunto Petronà, che avevano preso in affitto agli inizi appunto del XVIII secolo, del 1700. Diciamo, la presentazione oggi in questa sala consiliare, insomma, è un chiaro segno, diciamo, di aver scritto qualcosa che, di cui Mesoraca, insomma, ne deve essere, diciamo, orgogliosa. Sì, è una delle tante tappe di un percorso che mira al recupero di tutta la storia di questo paese e di questo territorio. Voglio ricordare una cosa, che Petronà, insieme al villaggio di Marcedusa, insieme a Marcedusa, oggi comune, faceva parte, Arietta, facevano parte del feudo di Mesoraca. Bene, siamo nella sala consiliare del comune di Mesoraca, dove verrà presentato questo corso di formazione a livello storico, di storia locale, ecco. Allora, un corso di formazione di storia locale che ho fatto davvero molto volentieri. Noi abbiamo deliberato naturalmente come organi collegiali la possibilità di fare dei corsi di formazione e ho accolto con grande entusiasmo la proposta del professore Spinelli, che è un ex dirigente scolastico, è uno storico, è un ricercatore ed è l'autore di questo libro. Perché questo libro? Perché Mesoraca nei tempi che furono era un comune molto grosso, molto ricco, era un comune molto potente anche, governato dalla famiglia Altemps, poi diventata Altemps da Silva, e Petronà era uno dei tanti piccoli possedimenti di questo comune di Mesoraca, che 300 anni fa esattamente, nel 1716, è diventato comune autonomo. Hanno chiesto gli allora abitanti di questo paese, hanno chiesto l'autonomia, i feudatari di Mesoraca l'hanno concessa e dopo 30 anni si è stabilizzata questa autonomia con la creazione di questo comune. È un corso che ritengo molto importante non soltanto dal punto di vista strettamente didattico, perché comunque bisogna partire dalla conoscenza della storia locale per poter arrivare alla conoscenza della storia generale, ma lo ritengo utile proprio per sottolineare questo aggancio, questo legame che c'è tra Mesoraca e Petronà. È importante parlare di queste cose, è importante ascoltare le parole dello storico e del ricercatore professore Spinelli, che ha fatto un'opera, credo io, molto meritoria, perché le sue ricerche d'archivio sia a Napoli sia a Roma hanno portato a questo risultato, un libro molto corposo, un libro molto interessante che io ho già letto con attenzione perché il professore mi ha voluto dare una copia. Col professore del libro, diciamo, concentrandoci un po' su questo corso, il corso a chi è diretto? Il corso è diretto agli insegnanti, sia agli insegnanti di Mesoraca sia a coloro i quali, avendone avuto notizia, vogliono partecipare. Avrà la durata di 9 ore circa, perché poi faremo altre due sedute, altre due conversazioni sempre col professore Spinelli. Una dedicata agli ultimi feudatari di Mesoraca, l'altra dedicata ai monumenti religiosi di questo paese, che è ricchissimo di testimonianze sia di carattere storico che architettonico che religioso. E quindi vogliamo cimentarci nella conoscenza del nostro paese.